legislatura si è parlato molto di inceneritore. Ecco, noi a quei tempi eravamo semplici elettori e quindi abbiamo assistito a tutta questa partita proprio dall'altra parte della barricata. Ebbene, quello che ne è emerso è che si è abbandonata la scelta di fare l'inceneritore come scelta di sensibilità ambientale. In realtà così non è stato. Questo è proprio emerso dai giornali e l'opinione pubblica in generale, i trentini, la maggioranza dei trentini, pensa che si sia abbandonato questo progetto semplicemente e anzi proprio per una scelta virtuosa di sensibilità ambientale. Noi sappiamo che così non è stato, è stata una scelta semplicemente economica e prova ne è che in questo aggiornamento, in questo quarto aggiornamento, l'impianto, l'idea, la scelta dell'inceneritore è stata riproposta in altra forma, una forma analoga che è appunto l'incenerimento del CSS. Ecco, come 5 Stelle questo ci preoccupa moltissimo. Perché? Perché il CSS non è altro che, lo sappiamo, residuo secco, anzi miscelato in giuste dosi a plastica e ad altri ad altro tipo di rifiuto che verrà incenerito nei cementifici. E sappiamo pure che il decreto Clini dà l'opportunità di emettere in quantità 10 volte superiori a un classico e tradizionale inceneritore appunto le emissioni di veleni e quant'altro. Quindi questa scelta che lei ha inserito nel quarto aggiornamento non ci piace, è per noi inaccettabile, ma la cosa ancora più grave è che lei non ha appunto voluto confrontarsi in modo serio su questa scelta. Prova ne è che noi, ma anche Verdi, per esempio, hanno presentato un modello alternativo che da voi non è stato preso in considerazione, nonostante il Partito dei Verdi facesse parte della compagine di maggioranza durante le elezioni provinciali. Dunque la scelta, la volontà di non confrontarsi e di non prendere in considerazione modelli alternativi da noi è giudicata molto grave. E il fatto che lei in terza abbia detto non voler dare l'opportunità al Consiglio Provinciale di esprimersi su questo punto è ancora più grave. Ho poi avuto prova di questo suo atteggiamento di chiusura e di volontà di calare dall'alto un piano, un aggiornamento, l'altra sera ad Arco, serata organizzata dalla Comunità di Valle, nella quale lei ha esposto appunto in maniera molto, direi, secondo me, superficiale e frettolosa i contenuti principali dell'aggiornamento. Una serata che non è stata suffragata da alcun contraddittorio, non ci sono stati presentati dati, dunque questo non fa altro che dimostrare e confermare la sua volontà di calare dall'alto una scelta già presa e che semplicemente lei deve fingere, diciamo, di condividere con gli altri perché glielo impone la legge, no? Per cui c'è questo tempo in cui deve ascoltare i vari comuni, eccetera, ma sostanzialmente voi la decisione l'avete già presa, la prenderete ed è questa. È il CSS visto come business. L'ha detto lei stesso prima, il CSS non è altro che una merce da mettere sul mercato. Quindi un business, e a noi sembra che un ente pubblico, in questo caso la provincia, non possa considerare il rifiuto merce da vendere, perché farete mercato, farete affari con i rifiuti. I rifiuti invece vanno risolti, cioè la produzione di rifiuti va risolta alla radice. La produzione di secco non può essere considerata merce, va eliminata la radice e quel poco che resta può essere chiuso nel ciclo attraverso modelli alternativi che ci sono già, che vanno ovviamente approfonditi, studiati, che sono già stati anche in precedenza inseriti in vari progetti e
che non sono poi stati da lei e dai suoi predecessori valutati, ma a noi sembra invece che vada fatto questo passo ulteriore, coraggioso. Non possiamo pensare di portare i nostri rifiuti dapprima in altre province, come è scritto nel piano, e poi negli impianti di Taio e di Schiappi e Podetti per essere trasformati, triturati in CSS. Questa non è la direzione giusta, perché non è la direzione della differenziazione spinta del rifiuto. Cioè, la chiusura del ciclo va fatta in un altro modo, non sicuramente ponendo sul mercato il rifiuto secco. Questa per noi è una soluzione inaccettabile. Dunque, voteremo a favore della proposta della mozione del consigliere Borga. Soprattutto direi ci convince quello che lei non vuole invece votare, e cioè il punto B. Coinvolgere il Consiglio provinciale portando in aula la proposta definitiva del quarto aggiornamento del piano. Ecco, noi voteremo a favore e soprattutto in questo punto siamo più che convinti di quello che andremo a votare. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Civettini, prego, ne ha facoltà.